Gesù, agnello immolato, che sei diritto davanti al Padre, davanti a noi. Gesù, tu stai aprendo il libro dei sette sigilli, stai sciogliendo i sigilli, e noi tutti stiamo qui in ginocchio davanti a te, come in cielo, quando furono aperti i sette sigilli, si fece mezz'ora di silenzio, e tutti lacrimavano, perché nessuno era degno di aprire i sigilli, ma tutti esultarono e cantarono, quando fu trovato uno, l'agnello, che apriva i sigilli del grande libro. Signore, tu sei l'agnello immolato che apri i sigilli. Tu, attraverso questa apertura, ci manifesti le opere di Dio, tutti gli eventi che dovranno avvenire, tutta la forza di Dio nella storia. Signore, tu conduci la storia degli uomini e noi siamo qui in ginocchio davanti a te mentre proclamiamo Cristo, Signore, agnello immolato che apri i sigilli del libro della vita. Signore, ci prostriamo davanti a te e come 24 vegliardi, come i quattro esseri viventi, come gli arcangeli e gli angeli, vogliamo cantare a te. Tu sei degno, Signore, di aprire sigilli. Noi ti adoriamo e ti benediciamo, agnello immolato per noi. Il tuo sangue sia versato su di noi, in redenzione dei nostri peccati. La gloria del Padre risplende sulla terra. Lode e gloria a te, oh Signore Gesù. Se vi avvicinate, io vi leggo una testimonianza di una sorella che è stata a Rimini e ha scritto due paroline tanto graziose. Signore, ti devo ringraziare, ti devo anche lodare perché mi hai fatto andare a Rimini. Ho visto una terra dove scorreva latte e miele e dove sbucava... La Madonna è stata presente, la Madonna che è un po' assente dal mondo protestante, non dal mondo ortodosso, perché il mondo ortodosso venera Maria più che noi. L'abbiamo anche sentito dall'inviato del patriarca di Antiochia, come parlava. Ma quello che meraviglia è che, come mi diceva il pastore di Berlino, luterano, carismatico, era andato a Međugorje, lui luterano, e lì ebbe una visione, la visione della Madonna, e la Madonna le disse: io aggiusterò ogni cosa. Ecco, la Madonna in visione comparisce a questo pastore luterano, il meno che pensava alla Madonna, e la Madonna le dice: io aggiusterò ogni cosa. Questo è molto bello, avere il coraggio di dirlo. Ma la bella scena in cui ci siamo inginocchiati davanti ai nostri fratelli, abbiamo baciato i piedi. Bello il momento in cui i fratelli pregavano su di noi, luterani, valdesi, ortodossi. Lo Spirito Santo è potente sempre e quando unisce i cuori opera meraviglia. Quello che mi ha meravigliato
e che tutti i capi delle chiese piangevano. Forse noi piangevamo di meno, ma essi piangevano. Era la forza dello Spirito. Meravigliosa la processione con Gesù crocifisso. Portato Gesù prima da un cardinale, poi dal cardinale del Senegal, poi da un pastore così, quello di Caserta, Traettino, che ha parlato molto bene, e poi dall'ortodosso. E noi tutti con i ramoscelli di ulivo in mano, quegli olivi che ondeggiavano come annunzio di pace, e poi l'adorazione di Cristo, e tutto il popolo che osannava le meraviglie del Signore. Ecco, è certamente un evento storico che è scritto nell'albo del rinnovamento e nell'albo della storia della Chiesa. Benediciamo il Signore di tutto questo. E adesso diamo luogo alle testimonianze di grazie che il Signore ha concesso, a prescindere da Rimini. Se non ci sono altre, noi cominciamo a leggere l'elenco delle persone che chiedono la nostra intercessione. Vorrei attirare l'attenzione su questo momento dell'intercessione. La nostra comunità è una comunità terapeutica che a un certo momento diventa una comunità di intercessori. Dobbiamo sentire vivo il bisogno di intercedere gli uni per gli altri, perché se ognuno pensa ai fatti propri, alla propria malattia, e allora l'intercessione cade. Ognuno in questo momento deve dimenticare se stesso e diventare un intercessore in Cristo Signore. Se anche la comunità nostra comprendesse questo momento, qui il salone sarebbe pieno. Tutti diventerebbero intercessori. Questo però dobbiamo comprendere. Comprenderlo tutti. Quelli della comunità e tutta quella gente che viene qui a fare comunità. In questo momento è questa comunità, composta variamente, che si presenta al Signore. È la comunità di quelli che Dio ha chiamati in questo momento a intercedere. Per cui mentre la sorella leggerà i nomi, nel nostro cuore deve sbocciare Signore Gesù per tutte queste persone elencate, per tutte quelle persone che hanno deposto le loro suppliche nei cestini, per tutti i nostri cari ammalati. Noi alziamo a te la nostra preghiera, o Gesù, per le tue piaghe aperte per noi e mai richiuse, perché dalle tue piaghe fluisca perennemente la potenza di guarigione, per le tue piaghe aperte noi ti preghiamo di guarire tutti i nostri ammalati, di venire in soccorso di tutti i bisognosi, di liberare tutti gli oppressi, di consolare tutti gli afflitti. Signore Gesù, noi leviamo a te la nostra preghiera e siamo sicuri che alla nostra debolezza supplirà l'intercessione di Maria, nostra madre, che è qui in mezzo ai suoi figli.
intercessione dei santi angeli che sono in mezzo a noi. O Signore, ascolta la nostra preghiera. Ti presentiamo tutti i nostri malati, i malati nel corpo, i malati nello spirito, i malati nella sfera, nel sentimento, nella sfera psichica. Te li presentiamo tutti, o Signore. Ti presentiamo gli sconsolati perché non trovano lavoro. Ti sconsoliamo i disperati, ti presentiamo i disperati, ti sentiamo coloro che sono in ogni genere di afflizione, perché la tua consolazione scenda su di loro. E per tutti questi, Signore, che noi invochiamo il tuo Santo Spirito e a te porgiamo le nostre supplicazioni. Yaruna yune marinu chiara nudo no yobi Samya laranya no kana yore namu yo Yeluranu mayena shara ondalu Mulini anu egana yote yuta shurono Nuari maraya lani maniyo Yalvaran yorodam. Ti ringraziamo, Signore, che tu stai toccando un bambino e stai cacciando la febbre. Il bambino è a casa, è a letto, e questa sera stesso la febbre lo lascerà. Ti ringraziamo, Signore, che stai toccando un polmone di un fratello qui presente. Tu lo liberi, o Signore, da questo male che serpeggia in lui e gli dai forza e salute. Ti ringraziamo, Signore, che stai toccando la trachea di un'altra persona e preservi da un male grosso, una meningite, un'altra persona a cui fa male il capo da diversi giorni, e tutto si risolverà. E adesso, Signore, ti preghiamo per una persona che si trova in ospedale a Rimini. È stata ricoverata, è caduta in il sonno dello spirito, comunque è caduta e ha avuto un male alla testa. Ti chiediamo, Signore, che presto il male si risolva e possa tornare a casa.